Abbiamo deciso di coinvolgere questi ragazzi che sono i futuri diciamo, protagonisti della letteratura italiana nel Conegliano Valdobbiadene, nelle colline del Conegliano Valdobbiadene per fare in modo che loro possano assorbire questa cultura, questa passione, questa tradizione, la storia intera di questo territorio e da queste sensazioni, da questa esperienza possano poi poter raccontare una storia. Per noi è importante perché coinvolgiamo il mondo dei giovani, che è sicuramente uno dei nostri principali obiettivi, ma soprattutto perché questa denominazione ha bisogno poi di essere trasferita nel futuro, di essere raccontata nella sua tradizione e nella sua patrimonio così prezioso, e dunque abbiamo pensato che fosse la cosa più diciamo adatta a percorrere questa strada. Cosa che maggiormente mi ha impressionato di questo territorio, come le colline trasudino la storia millenaria che le caratterizza, ma in particolar modo come le persone che vivono qua vivono una simbiosi molto particolare e proprio con queste colline e con la storia millenaria, ma soprattutto come cerchino di valorizzare appunto questo tracciato storico che le collega con un passato lontanissimo di cui è difficile anche avere memoria. Un bel paesaggio influenza l'aspetto emozionale, l'abbiamo potuto sentire anche dall'esperienza raccontataci dal direttore del consorzio in questi giorni, su come assaporare un vino avendo davanti un bel paesaggio influenzasse proprio l'esperienza del gusto. Quindi anche noi siamo qui per ispirarci da quello che abbiamo attorno, oppure a me da siciliana viene in mente l'esperienza o l'ispirazione che posso ricevere dal mio territorio, che è il mare. Essendo così giovane non sono la persona adatta a dare consigli, ma consiglio sicuramente quello di il mio consiglio è quello di coltivare la memoria sulla pagina scritta, mantenere salda la propria identità culturale, portare sulla pagina il patrimonio linguistico, culturale del proprio luogo di nascita, o perché no del luogo in cui si vive, ecco. Scrivere su ciò che si è già scritto, costruire sul costruito.